Buongiorno a voi. AMIA fa parte del gruppo GSM. Ci occupiamo della pulizia, dell'igiene e della raccolta dei rifiuti in tutta la città di Verona e alcuni comuni della provincia di Verona, come Villafranca, Bosco Chiesanova, Cerro, Grezzana, in parte San Giovanni Lupatotto ancora per qualche mese, in collaborazione con SERT, che è una nostra partecipata al 100%. Ci occupiamo anche della pulizia della città, dell'igiene dei cassonetti, della raccolta dei cestini, oltre che dei contenitori a mo' di cassonetto, e poi anche abbiamo avviato il progetto con la raccolta con cassonetti ad accesso controllato nella zona di San Michele e di Borgo Trieste. Allora, sicuramente l'emergenza Covid ha rallentato tanta della nostra attività, in particolare quella progettuale, non quella operativa di tutti i giorni, che è continuata essendo stato considerato un servizio essenziale anche per l'igiene della città, era indispensabile proseguire. Per quanto riguarda le prossime mosse che avrà AMIA, oltre a bandire delle gare, alcune sono già in atto per il cambio dei mezzi, l'aggiornamento e il ringiovanimento del parco mezzi, in particolare spazzatrici e mezzi per la raccolta anche elettrici in centro storico, proseguiamo con il progetto del cassonetto d'accesso controllato. In via sperimentale siamo partiti fine febbraio nella zona di San Michele e di Borgo Trieste. Abbiamo i primi risultati molto buoni, un aumento circa del 20% della raccolta differenziata, passiamo dal 50 al 70%, e colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i cittadini che hanno accolto veramente nel pieno del significato lo slogan della nostra campagna, che era il futuro nelle nostre mani. E quindi differenziare meglio vuol dire risparmiare parecchie centinaia di migliaia di euro di conferimenti di rifiuti in discarica e aumentare la differenziata, anche se i prezzi del pagamento della carta plastica e tutti i materiali alluminio sono ai minimi storici, però sempre meglio che conferirli nella discarica. Quindi noi a breve stiamo già implementando questo progetto per tutta la città, a parte il centro storico. Faremo un resoconto di tutto, una relazione, la manderemo all'ufficio del bacino di Verona Centro per quanto riguarda i rifiuti e all'amministrazione comunale di Verona per verificarne la bontà. Poi bandiremo un capitolato e una gara per estenderlo a tutta Verona, con grandi risultati, ripeto, di differenziata e di risparmio economico, che potrebbe in prima battuta essere impiegato per coprire l'investimento che facciamo, che si aggira intorno a 7-8 milioni di euro, e in seconda battuta andare anche a migliorare il servizio o diminuire la tariffa ai cittadini, sempre ARERA permettendo, perché ormai è ARERA che è diventato anche l'organo di vigilanza non solo per l'energia elettrica, ma per e per l'acqua, anche per i rifiuti, quindi dovremo stare alle loro indicazioni. Il 31 marzo scorso l'Assemblea dei soci di AMIA ha approvato il bilancio al 31-12-2019. Per noi è stata una grande soddisfazione perché siamo arrivati alla fine del 2018, era prevista una perdita di circa 3 milioni, siamo riusciti anche col contributo di SERIT a contenerla a 1 milione 9, aggiunti ai 320 mila dell'anno prima. È stato veramente un problema, una montagna insormontabile, sembrava. Invece abbiamo messo in atto tutte quelle azioni, quei provvedimenti che poi sono andati anche a buon fine, anche oltre ogni previsione, grazie anche all'ampliamento del conferimento dei rifiuti nella discarica di Sant'Urbano, che ci ha dato una mano sostanziale ad abbassare il prezzo del costo di conferimento dei rifiuti di Verona. E quindi siamo riusciti ad avere 1.100.000 euro di utile netto, che va a copertura del 50% delle perdite, l'abbiamo già destinato, pregresse. Quindi non è 1.100.000 che possiamo utilizzare, però queste economie e questi provvedimenti ci permettono anche di risparmiare e di lavorare meglio per il futuro.